Buonasera, grazie di essere qua a chiusura della nostra campagna elettorale. Grazie di averci sempre accolto nelle vostre case e grazie di essere sempre stati così garbati, così gentili e così amichevoli quando siamo arrivati. Nessuno ci ha mai chiuso la porta in faccia, anzi tutt'altro ci avete trattato da amici e da confidenti. Sono emerse delle difficoltà, delle situazioni difficili e delle cose che noi non ci aspettavamo e sicuramente se voi volete darci la vostra fiducia lavoreremo da subito, da sempre, nell'immediato per risolvere le difficoltà che esistono in questo paese, tante. Noi sicuramente vi rappresentiamo più di qualunque altro. È vero che il 25 maggio è arrivato e quando voi andate alle urne dovete a questo punto scegliere chi è il capitano che guida la nave. Potrebbe essere Schettino o potrebbe essere Amerigo Vespucci, Cristoforo Colombo, una persona che è importante. Questo dipende sicuramente da voi. Devo ringraziare poi soprattutto, prima di ogni altri, i miei compagni, diciamo, d'avventura, che potrebbero, cioè tutti loro, che potrebbero diventare i punti di riferimento successivamente nei prossimi anni anche per tutti voi. E sono delle persone che tutti dicono sono piccoli e sono inesperti. Forse gli altri vogliono dire con la parola inesperti non sanno mangiare, non ruberanno nel comune. Questa è la differenza fra noi e loro. Il passato di Bove è stato disastroso, anzi invito tutti prima di andare alle urne di lasciare la macchina giù nel campetto di bocce e di farsi un chilometro a piedi. Il puzzo che si sentirà è la puzza della vecchia politica. Vi prego, abbiate fiducia in noi, perché noi siamo tutti voi. E soprattutto stasera voglio dire a tutte le donne di Bova Marina, vi rappresenteremo, rappresenteremo i vostri figli e punteremo soprattutto a tenerli qui, a tenerli in questo posto così bello che però dovrà essere nuovamente rivalorizzato. Adesso voglio cedere la parola al nostro Carmelo Marino che sicuramente avrà delle cose forti, importanti, ancora da dirvi. A dopo. Buonasera a tutti. Mi fa molto piacere che la piazza è piena e da là se ne stanno andando. Ero dalla parte di sopra. Avete ascoltato solamente delle chiacchiere, non vi hanno parlato di un progetto, non vi hanno parlato di un futuro, non vi hanno parlato del passato di questo paese. Vincenzo Crupi, è gravissimo quello che ha fatto in questo paese. Questa sera ha elogiato Pino Autolitano, attaccato da noi politicamente, e ha nascosto Palmiro Palamara, un suo candidato che ci ha aggredito con un metodo mafioso, ci ha interrotto un comizio. Vincenzo Crupi, quello è il tuo metodo che vuoi governare questo paese? Palmiro Palamara ci ha interrotto, l'hanno visto 4.400 persone. Non avete avuto il coraggio, né tu né l'amico tuo Sette di Bastoni, a dire che siamo stati accusati. Avete nascosto l'episodio, è una vergogna, quell'episodio che voi avete nascosto per 20 anni. E ha avuto il coraggio Vincenzo Crupi, dice, rivotate.
pensateci. Ma i 10 milioni di euro, 10 milioni e mezzo, ma chi li ho fatti io? C'è la tua firma di assessore al bilancio, Vincenzo! Non avevi la forza di parlare! Hai detto di non infierire su una croce rossa! Non è colpa mia se avete 4 infartuati, o tu, mi dispiace questo, Vincenzo, ma il comune non è un ospedale, bisogna andare ad amministrare. Forse hai pensato che un ospedale come quello che hai fatto tu negli anni passati, un mondo di illegalità che hai portato questa gente continuamente a pagare delle tasse, e ancora ti proponi e fai la solidarietà all'amico autolitano, il quale ci mette 5 minuti a dire solidarietà all'amico Cru. Noi siamo stati aggrediti e vi fate la solidarietà a vicenda. Avete dimostrato anche stasera al popolo di Bova Marina che fate parte di un inciucio dove ancora una volta per i prossimi 5 anni pensate di metterci il prosciutto agli occhi. Non esiste, Vincenzo, il popolo di Bova Marina ti rottamerà come l'amico autolitano ti deve rottamare. Non troverete più un Carmelo Marino nei prossimi 20 anni che scende in piazza a dirvi che cosa è successo in questi 10 anni. Non lo troverete più. Sarete servi di quel popolo, sono rimasti i padroni e i suoi servi là fuori, i padroni e i suoi servi, sono stati i vostri padroni per 20 anni, liberatevi, avete la possibilità di liberarvi il 25 maggio, quella non è gente che potrebbe stare al comune, il comune è stato la sua banca per 20 anni, si fanno le condoglianze a vicenda. Noi siamo gli accusati, non siamo stati mai in comune a sentire Pinuccio, caro amico Vincenzo, Vincenzo caro amico Pinuccio, caro Vincenzo, la dottoressa Faenza ha dovuto mettere i gatti perché con i tuoi metodi e dei tuoi elettori siete andati nelle case a togliere quelle persone e probabilmente c'hai una cane tu, se noi abbiamo gatti, caro Vincenzo, una cane che era con noi, 2 forse 3, e tu lo sai, non sai fare neanche il programma, Vincenzo Gruppi, te l'abbiamo dato noi il programma, caro Vincenzo. Purtroppo hai il coraggio di scendere nelle piazze e cercare ancora una volta il voto. Ma quale voto, Vincenzo? Hai 20 anni che sei là, 20 anni l'assessore al bilancio. Con quali metodi vuoi andare là ancora una volta? Noi vogliamo andare là con metodi civili, non con quelli civili di Palmiro Palamara. Quelli sono metodi da proibire, non hai avuto neanche la forza di avvicinarmi e dire ti chiedo scusa per quello che ha fatto Palmiro Palamara, ho aspettato, ho parlato con te Vincenzo 3-4 volte, ho voluto pensare come sei fatto, ma sei fatto come Palmiro. Non avete avuto il coraggio di venire a dire vi cerchiamo scusa per quello che è successo. Vi ha visto tutta l'Italia, Vincenzo. Noi abbiamo fatto questa lista anche con i gatti perché abbiamo voluto che voi, popolo di Bova Marina, avessimo avuto la possibilità, scusate se sbaglio, la possibilità di votare una terza lista. Perché volevate, loro volevano votare quelle 2 liste antidemocratiche e hanno portato un signore, un certo Domenico Larizza, che 30 anni fa si è portato a fare il sindaco a Bova Marina e non è stato votato dai suoi, a parlare di legalità. Non l'abbiamo visto mai nella Bova Marina delle piazze quel signore, mai, lo conosciamo solo la domenica che parte da Reggio e venire a Bova a farsi il bagno.
mai, mai. Io vi rinnovo una cosa molto importante: non ritroverete mai una persona come me che vi ha detto come sono andati i fatti. Quelli che vi hanno parlato prima di me, quelli hanno la responsabilità di questo paese e di qualcuno che si è defilato, però ha avuto il coraggio di defilarsi. Loro, facci senza scorno, ancora salgono su quel palco per farci, non lo so, per farci capire che cosa. Non hanno parlato di un progetto. Non hanno, Pino Deltano ha fatto un'ora di denuncia di magistratura e di chi che sia, e ha portato il casellario giudiziario, quando Enzo Gliriti, interrogato da me, gli ha detto che quello non è il certificato dove si potrebbe leggere un avviso di garanzia, e l'ha fatto affiggere nei manifesti. Gli hanno riso di più la gente che capisce un po' di giustizia. Noi abbiamo avuto il coraggio di dire che lotteremo per le conquiste di questo paese, prima su tutto la spazzatura. Hanno paura di parlare, gli hanno tappato la bocca. C'è in palio 15-20 posti, non riescono a dire portiamo la spazzatura a Boa Marina. Ma voi ve lo siete detto perché non parlano mai di spazzatura? Quegli individui su quel palco sembravano dei preti quando fanno la messa, chiedo scusa ai preti. Non parlano, hanno paura della spazzatura, hanno paura. Ma ve lo domandate perché? Perché quando girano l'angolo c'è l'amico che gli dici a spazzatura, bello, zitto e non dire una parola. A discapito vostro, dei vostri figli, potrebbero lavorare 20 persone. Io ho parlato dell'AISM con documenti, quel documento che avevo letto domenica, alla fine parlava di compromessi di politici per favorire delle strutture, gliel'ho fatto leggere a diverse persone. Parlava di favoritismi a 40 km, a 15 km. Non doveva nascere l'AISM. Non dovevate lavorare voi 15, 20, 30 persone. Noi abbiamo parlato di progetti. La Soget, l'Equitalia che vogliamo eliminare. L'hanno nominata loro? L'hanno nominata? L'hanno nominata loro? E tutta gente compromessa con Equitalia e con la Soget, e tutta gente compromessa. Se voi non riuscite a capire questo che vi sto spiegando, probabilmente ho perso del tempo in questo mese. Noi vi stiamo parlando delle cose che loro hanno soffiato dal naso a noi e si sono portati esternamente in altri posti. Io sto cercando di farvi capire che quello che hanno portato loro fuori da Boa Marina lo vogliamo fare rientrare a Boa, però non lo posso fare rientrare io e questi poveri 12 che sono con me, lo dovete fare voi il 25 maggio, li dovete mandare a casa, li dovete mandare a casa per sempre. 20 anni e ancora si ripropongono. Se voi non li manderete a casa sarete succubi. Loro non hanno problemi, ve lo ripeto ancora una volta, a pagare la bolletta di 500, di 300, di 400, non hanno questo problema. Voi dovete capire una cosa, che i problemi che avete voi sono i problemi vostri, non ve li possono risolvere, non ve li risolverà chi ha portato la spazzatura a Melito, chi ha portato la Soget a Reggio o a Pescara. Il comune di Boa Marina sta pagando 3 contratti di luce, lo sapete, lo sapete, andate e domandate. 3 contratti di luce, 2 contratti, non sappiamo chi prende i soldi, sta pagando contemporaneamente per le luci 3 gestori, lo sapete, dove sono i vostri soldi?
sono in quei due gestori che stanno prendendo 20-30 mila euro al mese dal comune. Questi sono i problemi che vi devono affliggere. Non uno che viene a Reggio, un certo Larizza, e ci parla di 'ndrangheta, di questo e di quest'altro. O sale Aldo Curneri per dire avete capito male o avete capito sbagliato. Voi dovete parlare dei vostri problemi. I vostri problemi sono i nostri problemi, non sono quelli che sono rimasti là, quelli del rossetto alle labbra da 50 euro. Cercate di capire che cosa vi sto dicendo io. Avete la possibilità nella storia di questo comune dal 1908 adesso di cambiare questa storia. Non guardate che siamo una lista, che c'è qualcuno che prende 10, 15, 20 voti, 30 voti. Guardate che noi andremo là assieme a voi per combattere questo sistema marcio, questo inciucio. Ma è un inciucio quello là. Ma voi vedete che non si fanno la lotta a vicenda nessuno dei due. Non so se c'era qualcuno di voi, non ci volevano fare la lista. Hanno fatto una riunione a Pellaro da un consigliere regionale, ci hanno sabotato perché noi siamo un muro per loro, siamo un suo problema, è un sistema che parte da loro ed è dentro le mura del municipio. Il ministro Cancellieri ha scritto nello scioglimento poca affidabilità degli impiegati. Hanno fatto 50 dei termini da 2000 più IVA, 400, 2004, perché gli veniva bene con il 20% di IVA 2004. La cancelliere dice, ma è possibile che tutti questi lavori sono di 2400? Non ci ha creduto! Cercate di capire che quelle che erano lì sopra, la signorina che ha parlato, che diceva sono qua, c'ha la mamma all'ufficio tributi, che gestisce i vostri tributi. Cioè, ma è possibile questo? Ma ve lo domandate? Cercate di fare mente locale in questi due giorni. E io vi sto dicendo che c'è un sistema, quel sistema che loro vogliono tornare al 2003. È un sistema tra impiegati e politica, che è difficile, è molto difficile. Io posso andare di minoranza con Carmelo Faenza, ma sono io e lei contro 20 del comune e 13 di maggioranza. Non riusciremo a scarnire quel sistema. Voi ci dovete mandare di maggioranza per cambiare quel sistema. Abbiamo consumato più noi benzina dal 2003 al 2008 che Reggio Calabria. Ma com'è possibile? È un sistema corrotto, marcio, lo dobbiamo eliminare. Quei settantenni che loro dicono non infierite, che siamo la Croce Rossa, ma devono andare a curarsi, non possono andare in comune, caro Vincenzo. Mi dispiace, non potete andare, moralmente non potete, Vincenzo, andare al comune. Se vincerete, ma non avete vita lunga, perché la storia che insegna, caro Vincenzo, caro Pino Dalitano, che ti difendi e sei indifendibile e cerchi mille scuse. Ho parlato con 3-4 dei tuoi in questi giorni e ti condannavano per il gesto sul privato. Io ti ho chiesto che c'hai un avviso di garanzia, mi potevi rispondere, non ce l'ho l'avviso di garanzia e io starei zitto. Ma tu mi hai detto, mi hai sfilato sul casellario e non sei venuto il giorno dopo. Hai appeso i manifesti, dei manifesti falsi, che se c'è qualche avvocato sa che se uno ha un avviso di garanzia in quel casellario escono solo titoli definitivi, condanne definitive. Quel manifesto è l'imbroglio di Pino Dalitano di 20 anni, di
Renzi, quelli che ha dato 80 milioni per la piazzetta di fronte al municipio. Abbiamo dato 30 milioni persi a Mimmo Franco di Condofuri per quella piazzetta. Abbiamo speso 80 milioni e la piazzetta è rimasta ai Catania. È il pergolato, è il centro di prima accoglienza. Vuole fare, sta pressando nelle suore per fare un centro di prima accoglienza. Quelli che arrivano a Lampedusa li vogliono portare a Bova Marina, un'altra cricca. Siamo poveri, ci portano dei poveri. Facciamo il porto che porta gli otto. Facciamo il porto! Facciamo il porto! Il porto porta gente con i soldi! Quello che quel capellone del compagno di merende vuole demolire! Quel capellone del compagno di merende ha detto: demoliamo il porto! Che porta gente con i soldi! Applausi li voleva Pino Deltano, perché lui si è applaudito, se la fa addosso. Avete capito che cosa vogliono farci in questo paese? Ci vogliono portare quelli che dall'Africa vengono qua a fare che cosa? E non vogliono il porto per i nostri pescatori. Nel porto viene gente che porta soldi. Io ho detto di fare il porto, vogliamo fare il lungomare, proseguirlo fino al porto, alla Rocca del Capo, e mi hanno detto: ma tu sei pazzo, ma tu sei pazzo. Cioè Pino Deltano ha questo coraggio, lui e Vincenzo Cruppi, gli abbiamo parlato di Soget, di Equitalia, di una cooperativa che c'ha Palizzi, due case, ricovero per anziani, una Palizzi Marina e una Palizzi Superiore, e ci sono amici di Palizzi che lo possono confermare. Noi a Bova Marina non c'è stato un politico stronzo che ha detto: facciamo una casa per anziani. Ci stanno 10 persone a Palizzi Marina e altre 7-8 a Palizzi Superiore che la Regione Calabria gli finanzia l'80% dello stipendio. E noi portiamo i neri, chiedo scusa per loro. Allora vi voglio fare capire che queste persone che vogliono andare, attenzione, Pino Deltano l'ho accusato del pergolato, e le antenne che ci sono al cimitero o ci sono in altri posti le ho messe io, le ha dati lui. Non si è difeso neanche per le antenne, caro Pino. E come puoi chiedere di votarti? Noi siamo il cambiamento, ha detto amico Rodà, che da 30 anni che si candida in quella lista di Rodà. Vincenzo, se tu sei il cambiamento, io sono Berlusconi. Pino Deltano e della storia di Adamo ed Eva. E poi imbrogliarci ancora una volta, Vincenzo, ma curati, curati. Sei il nostro Berlinguer, vero? Berlinguer era un mito mio, i miei genitori, i miei nonni erano dal 1915 dei comunisti, e vi posso dire una cosa: mio nonno è stato il primo confinato del comunismo nel 1930 e qualcosa, assieme a il nonno di quel signore che avete sentito, un certo Mimmo Larizza, assieme a Mimmo Larizza e qualche altro. Quindi io derivo da una famiglia di gente di Fiumara, non derivo da arcivescovi oppure da chissà che cosa. Noi a
assieme a questi 12-13 ragazzi che Vincenzo Grupi ha detto che Vincenzo, noi possiamo candidare Gatti, ma tu lì dentro hai candidato puntini, puntini, puntini. E mi dispiace, hai fatto una melma lì dentro, Vincenzo. C'è una melma, ci sono 7-8 paste di 30 anni fa, di 20 anni, di 5 anni. È una pasta che non si sa che cos'è la tua, Vincenzo. Quindi noi vi chiediamo un voto affinché non vogliamo andare là perché pensiamo di essere meglio di loro, vogliamo andare là perché vogliamo cacciare loro, loro due, loro debbono andare via, via da quel comune. Hanno fatto dei guasti e vogliono ancora uscire indenni. Non usciranno. Ho avuto notizia che la Corte dei Conti fra qualche 4-5 mesi manderà i conti. Forse Vincenzo Grupi, se verrà eletto la Corte dei Conti, lo manderà a casa. Ve lo posso dire io. Lo manderà a casa! Moralmente non possono andare in quel municipio. Dei tre, l'unica morale che può andare è Carmelina Faenza. Non hanno le carte in regola per andare là, non hanno le carte in regola. Noi ci siamo sbilanciati. Vi abbiamo parlato del porto, dell'Equitalia, della Soget, della strada del cimitero, del lungomare, di una cooperativa dell'ex liceo scientifico e non so altri due o tre progetti. Voi li avete sentiti? Avete sentito parlare di progetti quei signori? Avete sentito parlare dei progetti? Fatevi un esame di coscienza se hanno detto di un progetto. Vincenzo stava in piedi per poco. Gli altri due che l'hanno preceduti, due che in due arriveranno forse 1,50. No, non è che li sto denigrando, voglio dire, ecco, la lista di Vincenzo. Non hanno, adesso sta parlando Pinatello, ma sta parlando contro di me. Come se io fosse, sono stato l'amministratore per 30 anni e se la prende con me. Non è stato lui. Sei mandati, 30 anni, ogni mandato sono 5 anni. 30 anni! Prenderà una pensione, penso, una buona uscita quando se ne andrà da là. E mette in discussione la dottoressa Faenza che ha candidato dei gatti. Se noi non avremmo candidato 2-3 gatti, voi qua non c'eravate. Sentivate due persone antidemocratiche che vi cercavano il voto. Due persone antidemocratiche. Io in questi giorni parlo anche per quel un certo Domenico Larizza che ha detto un salto in banco che ha fatto ridere. Sì, io vi ho fatto ridere veramente, sono andato in giro con il microfono, ho scherzato. La maggior parte di voi sapete cosa mi ha detto? Ci voleva un altro mese di politica. Perché non so martedì che cosa facciamo. Che non vi ho offeso, vi ho deliziato. Anzi, Vincenzo Grupi, sapete che mi ha detto? Mi ha detto: Carmelo, hai animato questa campagna elettorale, perché se no non uscivamo neanche in piazza. Un candidato di Pino Telitano mi ha detto: l'abbiamo stretto noi a Pino a scendere in piazza, non voleva. Io ho detto: io ma l'ho pregato, venite in piazza, dite qualcosa, perché alla gente li avreste visto solo questa sera, se non a Pino Telitano l'ho proprio invitato a scendere in piazza. Io ho detto: Pino, scende in piazza. E non scendeva in piazza. Hanno fatto una politica nascosta, si sono nascosti, non vedete nei manifesti le sue foto, sono nascosti. Altaltano Giuseppe sembra che è uno di Marzullia, che si chiama Altaltano Giuseppe. Vincenzo Grupi sembra quello dell'anagrafe. Cioè, noi abbiamo messo la fotografia di Carmelina Faenza su tutti i manifesti. Si sono nascosti.
si sono nascosti. Noi abbiamo parlato di programma che ci rimbocchiamo le maniche e andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Non siamo niente, non guardate la lista, ripeto prima, guardate il coraggio del cambiamento. Siamo gente scarsa di politica, però portiamo una ventata di novità, onestà, coraggio e voglia di fare. Caro Vincenzo, caro amico Rodale e Toccardillo, ma voi siete la novità di questo paese, amico. Ma tu sei la novità, amico, di questo paese, chiedo scusa, che ti ho detto Letto Cardillo. Ma siete la novità, come avete Rodà sindaco per 40 anni in questo paese, e Pansera consigliere da 90 anni in questo paese, e ma non nomino gli altri che mi vergogno, nel senso io stesso, e voi siete la novità, caro Vincenzo. Ma tu che ci vuoi dire? Ma ci vuoi dire che le macchine volano, Vincenzo Bruno? Ma voi siete la novità. Devo essere onesto, forse la novità erano quelli di Autolitano, tutti, e sono nuovi come noi, però Pino Autolitano li copre tutti, ha colmato, ha colmato, ha colmato quei 13, quelle 13 persone, e quelle 13 persone che si sono offesi che l'ho chiamati giannizzeri, non hanno capito che loro sono buoni e quello che c'hanno in mezzo non è niente. Quindi loro non hanno capito che quella persona lui li faceva perdere. Altro che dici Aldo Gurner, vinceremo, vincerai la coppa del nonno, Aldo Gurner, la coppa del nonno, vieni a casa mia, analfabeta, che ti faccio vedere i trofei che ho vinto io. Vieni in tutti i campi di calcio, Pino Delcano, non ho bisogno dei 300 servi che ti applaudono. Io andavo nei campi e mi applaudivano 10-15 mila persone, hai capito? E lavati la bocca, qua c'è Pino, c'è l'amico mio Ciglione, mio cugino. Allo stadio di Reggio Calabria la regina era in Serie A, dopo di Foti chi veniva? Chi veniva dopo di Foti? Chi veniva? Vieni a dirlo, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Dopo di Foti chi veniva? Dopo Gino Carmelo. La regina è in Serie C, non sono andato più io a Reggio. Il caro Pino Autolitano è venuto a dire che la regina ha inaugurato il campo di calcio. Ma vieni qua e dirà chi sei venuto a dire di portare la regina a Bova. Tu e Lillo Rodà l'hai portata tu, Pino Autolitano, analfabeta di calcio. O sei venuto da me e mi hai detto Carmelo porta la regina. Tu o Ciccio Napoli, analfabeta di calcio. Scusate, dovevo fare questa parentesi. Dovevo fare questa parentesi, sapete perché? Perché c'è gente che non ha vissuto veramente di applausi e pensa che applaudirli, non lo so, sembra che abbia fatto l'amore. Avete capito come sono questa gente? Vive di applausi. Ha preso un applauso perché la bevi l'acqua. 200 ignoranti analfabeti li hanno applauditi perché la bevi l'acqua, non è andato a Bova a parlare al comizio. Ma e quello è un programma, è un fatto organizzativo che non è potuto venire. E 200 ignoranti che sono di fronte a Pino gli battevano le mani. Ma hanno portato posti di lavoro la beve l'acqua che non è venuta qua. Oppure che io ho detto che hanno coperto i manifesti e chissà che cosa ho detto. Pino, non hai fatto un programma, non hai avuto il coraggio di dire voglio fare questo per 20 giovani di Bova Marina.
ma mi hai sfidato per il casellario giudiziario e ti sembrava che io non venivo a portarti il casellario giudiziario. Uomo dalle mille paure, non sei venuto quel giorno, eri nel balcone, andavi avanti e indietro, mi ha detto uno che era là, cercava sigarette e lui non fuma. Avete capito? Questi vogliono amministrarvi, cercano il vostro consenso, l'hanno avuto, gliel'avete dato per 30 anni e ancora lo vogliono per altri 5. È lo stesso che uno ha chiesto dammi 1 milione di euro e poi si trova in difficoltà, dammi 10 euro. Ti ho dato 1 milione e ora mi cerchi 10. Non ho capito, chiedo scusa. Vi ho fatto quell'esempio di mio cugino Cilione perché per dirvi che io ho parlato 5 volte e non vi ho detto mai, e voi, la metà di gente voi, venivate a Reggio e io mi mettevo a disposizione in tutto. Vi ho fatto vedere della partita dietro Andrea Zirilli, Rosato, 8-10 giovani, si sono viste la partita dietro Buffon in Serie A. Li ho portati negli spogliatoi, vi ho mandati al genero della signora Mafrica. Mafrica, lo conoscete Mafrica, quella signora che vende abbigliamento nella edicola vicina Ficara? Il genero è uno dei portinai degli spogliatoi della Regina, dove c'era Berlusconi, dove andava Galliani, dove andava Agnelli. Era l'unico che aveva l'ordine e quando arriva Carmelo Marino si apre la porta. 4 comizi, non vi ho detto mai di queste cose. Aldo Gurnel è salito qua, io sono il presidente di 2 associazioni che vado in tutta l'Italia a portare il messaggio di Boba Marino. Aldo, tu sei un grande, però piano, sai perché? Perché il tuo messaggio, senza soldi, non ti muovi. Cioè, non ho capito. Io, Aldo, non ho mai messo le mie doti nel pubblico, sono venuto 4 volte e ho parlato di altre cose, non vi ho detto queste cose che vi ho detto questa sera. Cioè, siete voi che dovete dire che io valgo, no, io vi devo dire a voi che valgo, la penso così. Siete voi che dovete dire che le nostre idee nel nostro programma sono le idee giuste, le idee che si incastrano in questo paese. Quelle che avete sentito questa sera non sono delle idee, sono delle chiacchiere. Io non ho capito, ero con 2 amici vicino, mi dicevo, ma che sta dicendo Vincenzo? Ma sta parlando l'avvocato, che sta dicendo? Che vuole fare? Che sta dicendo? Avete sentito qualcosa che vuole fare? Da Pino Dell'Italia, parla solo di magistratura, di denunce. C'ha una stanza, tribunale penale. Noi non vogliamo questo, signori, noi vogliamo gente che la mattina gli diciamo 50 persone, ripuliamo la via Marina, se non abbiamo una ditta non possiamo spendere soldi, 13 e 50 di voi, ripuliamo la via Marina. Ma voi pensate che quegli avvocati in tailleur o vestito, cravatta, scendono in piazza a pulire il lungomare? No. Boba Marina ha bisogno anche di questo in questo momento. Io 4-5 anni fa ho fatto assieme a voi 3 giorni di pulizia delle spiagge, pulizia delle strade, vi ricordate? Abbiamo fatto la giornata ecologica, ho dato le magliette verdi, 50-60 giovani, uno di quei 23 che sono là, 36 quanto sono, non c'era di quella. Noi abbiamo bisogno di manodopera in questo momento. Se un comune disastrato, io chiamo 50-60 persone, faccio un appello alla dottoressa Faenza, che dovrebbe essere il mio sindaco. Signori, non abbiamo i soldi, puliamo la via Marina, facciamo una giornata. Noi questo vogliamo fare. Vogliamo rimboccarci le maniche per far decollare questo paese. L'avete capito? Quelli hanno solo dei progetti, degli inciuci, con consiglieri regionali, con consiglieri provinciali, con consiglieri
Pino Deletano, domenica scorsa, mentre la nostra piazza era piena, caro Domenico Larizza da Reggio Calabria, era piena non di saltimbanchi, di gente che propone progetti, a San Pasquale c'erano 13 persone, 12 avevano avviso di garanzia e erano rinviate a giudizio. Ha portato l'onorevole Naccari per presiedere un comitato di commercianti, rinviato a giudizio il giorno prima lui e sua moglie per imbrogli. Avete capito che ha portato Pino Deletano? Ha portato, voglio dire, e Pino, è certo che ti sembra, sei sempre avviso di garanzia, rinviato a giudizio, voglio dire, ma che vuoi che stiamo zitti? Ma che vuoi che stiamo zitti, Pino Deletano? Noi siamo il cambiamento, noi siamo coloro i quali loro mai avrebbero pensato che questa sera ci sarebbe un pubblico così che ci potesse sentire. Loro erano lontani, caro Vincenzo Gruppi, abbandonati da chi? Sei tu abbandonato dalle istituzioni, sei una lista antidemocratica, le istituzioni sono con noi, la gente per bene è con noi, caro Vincenzo, tu fatti gli inciuci con Nautilitano, quegli inciuci che ti porteranno poco se vincerai, votate noi, saremo 5 anni, loro no. Una spada di Democolo ci hanno, lui a Deletano, vi volevo leggere quello che c'è scritto su Vincenzo Gruppi, ma lo lascio perché lui ha detto non infierite sulla Croce Rossa, e non infierisco, caro Vincenzo, però deve avere anche un po' di coraggio di metterti da parte, caro Vincenzo, perché io volevo leggere quello che c'è scritto su di te. Non lo faccio solo perché un anno fa tu, voglio dire, hai subito un qualcosa che non lo augura nessuno e ti ho salvato per questo, e non lo leggo per questo, caro Vincenzo, per la tua problematica, per i tuoi problemi. Ho saputo che 4-5 giorni fa, una settimana, sei andato a Firenze per dei controlli, che ancora non ti sei stabilizzato. Però, caro Vincenzo, secondo il mio punto di vista sarebbe stata l'ora di metterti da parte. Ti saresti curato, poi ti potresti mettere in carreggiata. Però non puoi dire che siete una novità, Vincenzo. Siete più di un vecchio arrugginito, caro Vincenzo, della politica. È una politica oramai passata la vostra, Vincenzo. È una politica passata. Avete fatto dei guasti politici che noi li andiamo a pagare nei prossimi 5 anni, noi non so come ci possiamo risollevare, abbiamo avuto atti di coraggio a dire che possiamo fare questo, quest'altro e quest'altro, voi non avete fatto neanche un atto di coraggio, non avete la forza neanche di promettere quello che non potete fare, perché io ho visto in questi comizi, ma non c'eravate, abbiamo fatto 5 comizi noi, caro Vincenzo, quale voi avete fatto? Il silenzio stampa, che è un'altra cosa dal non parlare, il silenzio stampa, non ho capito, non avete fatto un comizio, questa sera siete saliti e avete fatto le vittime che siete un ospedale, ma solo perché siete un ospedale vi dobbiamo mandare al comune, caro Vincenzo? No, mandiamo questi giovani, mandiamo Ciccio Saladino, almeno ci pitta le ringhiere del lungomare, voi non so che cosa ci potete dare. Noi vi supplico, vi prego, lasciate stare quella fila di gente che troverete quando entrerete in quel cancello delle elementari. Avete presente quelli che quando vi vogliono vendere qualcosa che vi corrono? Votami, votami, votami.
Vi accompagneranno fino al cancello delle scuole elementari, fino alla porta. Quelli sono Giuda, quelli sono gente che ha distrutto questo paese. Noi saremo là solamente per accertarci che venga fatto il vostro diritto al voto con lealtà. Non si avvicina nessuno dei nostri a dirci votaci. Dovete essere voi con la vostra mente a cambiare questo paese. Ma come lo volete cambiare questo paese? Come lo volete cambiare? Con autorità, non con crudo. Cambiatelo con Carmine Faenza, che ha avuto il coraggio di denunciare Crupi e qualche altro, che hanno fatto il sistema marcio di questo paese. Alla Corte dei Conti, questa ragazza ha denunciato tutto e fra 4-5 mesi la Corte dei Conti manderà il tutto, ho avuto notizia ieri o avantieri. Questa qua che avete qua di fronte ha denunciato alla Corte dei Conti un inciuccio di 30 anni. Gente che camminava da 20 anni con la benzina vostra, da Umberto Fiorenza, mi ha detto Umberto Fiorenza che li ha dovuti portare a casa perché ha degli scatoli così, ogni 2-3 giorni 20 euro di benzina, municipio di Bova Marina, o quelle 50 di Termina del 2004. Ho avuto una confidenza l'altro giorno perché vi ho detto che sono diventato il parroco di Bova Marina. Partendo dalla Rocca del Capo, prima ci mettevo 2 minuti ad arrivare da mia mamma, adesso voglio 2 ore. Mi fermano 20 persone e mi parlano dei guasti del paese perché pensano, glielo dico a lui, così lui lo dice e si sa. Mi ha detto l'ingegnere del comune che davanti alla Dolce Vita, prima che venisse lei, ascoltate, e ci sono i documenti che c'era lei, luglio e agosto ogni 2-3 giorni ho un guasto. Sono stati spesi 64.000 euro di riparazioni, ogni 2-3 giorni si rompeva, scaviamo. È successo che un giorno che giustamente lei doveva, non ha capito che stava succedendo sempre il solito guasto, si è recato e ha parlato con i fontanieri e gli ha detto, ma scusate, ma sempre qua si rompe, e dice, l'abbiamo cambiato, ma e che avete cambiato? È sempre la staffa, questo, quest'altro. La staffa costava 100 euro, però gli scavi costavano 2.300 euro. Ma scusate, quanto cambiamo? Da là a là, e dice, da là a là spendiamo 1.000 euro e lo cambiamo. E scusate, abbiamo speso 64.000 euro e con 1.000 euro l'avremmo cambiato. Vi ho fatto l'esempio come sono stati amministrati i vostri soldi, i nostri soldi. Vi ho fatto un esempio elementare. Se voi non riuscite a capire che quel sistema marcio assieme alla politica ha portato 10 milioni e mezzo di euro di debiti, non andate avanti. Pasquale Tripoda ha lasciato 1,5 milioni in attivo il comune, ci sono i documenti, che Pino Tritano dice che io non ho documenti, ce l'ha lui, ha portato carte con appunti, io gli ho portato un documento suo e le carte io ce l'ho. Lui ha amministrato, ha portato meno 1,5 milioni di euro il comune, quindi ha mangiato 3 milioni. 1,5 milioni poi Zavettieri, Crupi, assessore al bilancio, 1,4 milioni, 1,4 milioni, 1,4 milioni, 1,4 milioni. Siamo arrivati a 8.400.000 euro nel 2008, quando la giunta che è arrivata dopo, perché sembra che voglio fare sempre una difesa, ma non è così, ha trovato 8.400.000 ed è rimasto 8.400.000 fino all'arrivo dei commissari. Quando sono arrivati i commissari, sono arrivati 2 milioni di atti ingiuntivi che il caro Pino Delicano e i sindaci del passato non hanno fatto opposizione. Ma vi spiegate perché non hanno fatto opposizione? Perché un atto di 1.000 euro dopo 10 anni 100.000 euro, e così siamo arrivati a 10.500.000 di euro di debito. Vi ho fatto alcuni esempi elementari come
i nostri soldi venivano. Leo, aspetta, avanzino milioni, fermati, basta stare, un altro anno scrivi, io non mi oppongo, non ti preoccupare, fa 5 anni, pigli 5 milioni, poi vediamo, noi vediamo, che dici? Ti faccio pigliare 5, mi doni uno, ti pigli 4. Vi ho fatto un esempio, qualcuno l'ha fatti queste debite, o le ha fatti dal cielo qualcuno, o qualche invisibile al comune, ma ve lo domandate chi ha fatto questi debiti? Da qua dovete partire quel 25 maggio, li dovete mandare a casa chi ha fatto quei debiti, state mandando se potete loro chi ha fatto quei debiti, sono là. Voi sapete perché abbiamo fatto qua noi il comizio? Perché noi ci distinguiamo da loro. Ciccio Saladino è meglio di quei due capolisti che portano 10 milioni e mezzo di euro di debiti. Ciccio cammina in pantaloncini corti nella nazionale, non avanza 1.000 lire nessuno da Ciccio. È sano Ciccio, non vi chiede il voto, forse prenderà 50 voti Ciccio. Non vi ha creato problemi a voi Ciccio, come quei signori, vi hanno creato grossi problemi. Vi supplico, vi imploro, non troverete nessun Carmelo Marino nei prossimi 20 anni che ha raccontato la storia di questi 20 anni passati. Quando andrete là, fate come voi, quando si avvicinano, pensate ad altri. Quando vi accompagneranno fino all'aula che dovete entrare, alla prima, alla seconda, alla terza, alla quarta sezione, non li sentite, saranno là in fila alla giornata che aspettano il pane quotidiano per i prossimi 5 anni. Rottamateli, fate una nuova Bova Marina, una nuova Bova Marina, fatela. Si sveglieranno anche i morti degli anni 70 dei nostri consiglieri, si sveglieranno anche loro, fate una nuova Bova Marina, vi prego e vi supplico, fatela, questa è la novità, questa è la novità di queste elezioni, non loro, quello è ferro arrugginito, non lo vogliono neanche i zingari. Votate questa ragazza che vi rappresenterà nei prossimi 5 anni, votatela, le donne, mi meraviglio delle donne, quando vengono i maschi a dire vota chi sto, pigliate la padella e ancora. Mi dispiace, devo chiudere, forse ho fatto ridere anche quel salto in banco, un certo Larizza che è venuto da Reggio per portare, sono Mimmo Larizza. Ci sono quelli che fanno piangere, Melo, tu fai ridere a me. Meno male. Vi supplico, in ginocchio mi metto, cambiate questo paese, cambiatelo, ho rischiato la vita per voi. Rischierò la vita per voi, per quello che ho detto, ma amo Bova Marina e amo che Carmelina Faenza sia eletta al sindaco di Bova Marina. Grazie. Buonasera, grazie. Che bello.